DaVinci AI usa le immagini della fotocamera e sovrappone una foto trasparente che ti servirà per disegnare sopra l'immagine della fotocamera. Se osservi lo schermo del telefono, potrai vedere sia l'immagine che vuoi disegnare che il supporto dove vuoi disegnare allo stesso tempo. Ciò ti permetterà facilmente di disegnare un'immagine su qualsiasi superficie. Per iniziare avrai bisogno di mettere il telefono su un bicchiere alto. Se il tuo telefono non ha una custodia, potrà muoversi quando lo tocchi. Ciò renderà complicato regolare le impostazioni mentre stai disegnando. Per evitare il problema, taglia un lungo pezzo di nastro adesivo e arrotolalo. Metti il nastro adesivo sopra il bicchiere, così eviterai che il telefono si muova. Potrai anche mettere del nastro adesivo sul fondo del bicchiere per evitare che il bicchiere stesso si muova. Non importa che tu sia mancino o destrorso, potrai collocare il telefono ovunque ti sia più comodo per disegnare. Più in alto il telefono è collocato, maggiore sarà l'area che potrai vedere e più grande l'immagine che potrai disegnare. Una bomboletta spray andrà benissimo. Oppure potrai usare uno dei supporti di DaVinci AI, che ti permette di regolare l'altezza e posizione del telefono. I link a questi supporti sono disponibili nell'app. Ora è il momento di collocare l'immagine sul foglio. Premi il pulsante sposta e usando un dito potrai scorrere l'immagine. Con due dita potrai ingrandire, stringere e ruotare l'immagine. Quando il pulsante sposta non è premuto, la fotocamera sarà bloccata assieme all'immagine di riferimento. Ciò ti permetterà di zoomare per vedere il disegno intero o ingrandirlo, per disegnare i dettagli. Per rendere l'immagine più o meno trasparente, puoi usare il cursore opacità, muovendo il cursore a sinistra per rendere l'immagine più trasparente e a destra per renderla meno trasparente. Se ti sembra che la matita o la carta siano sfocati mentre disegni, puoi regolare la messa a fuoco premendo strumenti, poi fotocamera e poi regolare la messa a fuoco. Per registrare un video in timelapse come questo, premi strumenti mentre disegni, poi scorri tutto a destra, premi opzioni di registrazione e quindi attiva il pulsante per registrare. Uno degli strumenti più potenti dell'app è la funzione strobo. Essa fa lampeggiare l'immagine in modo che tu possa comparare i valori del colore, vedendo le aree dove devi ancora disegnare. Oltre ai molti filtri presenti nella scheda filtri, c'è anche la funzione scomponi nella scheda scomponi. Potrai così suddividere le immagini in strati per valore di colore. Per i principianti, trasforma le foto in aree di disegno con numeri, o per artisti avanzati può aiutare ad analizzare la struttura e la composizione di ciò che stai disegnando o dipingendo. Se ti serve aiuto, potrai sempre premere il punto di domanda nell'angolo in alto a destra dello schermo. Da qui potrai vedere video istruttivi, leggere le domande frequenti e persino scriverci un'email. Di norma rispondiamo velocemente alle email e ci piace avere notizie da artisti e aspiranti artisti che usano l'app. Non dimenticarti di iscriverti al nostro canale YouTube e di seguirci su Instagram, TikTok e Pinterest per vedere video istruttivi e demo su come usare tutte le fantastiche funzioni presenti in DaVinci AI.